Qua ci sono degli altri poeti. Qua abbiamo Paola Pittalis, come si sente dal cognome, come me, di origine sarda. Sei parente del nostro. Mi vengono fuori tutti e due perché sono miei amici, anche il giornalista. No, ma è una persona meravigliosa questa. Sentite questo pezzo perché... Ossa, scusa, l'ho stoppato io. Do un po' i numeri. Ecco il mio nuovo modo di fare i video questo. Sopra un fondo bianco, nota stonata, il tuo nome. Niente prima, niente dopo, solo il tuo nome, inciso su quel foglio bianco, marchiato a fuoco sulla pelle, in stasi nella memoria, solo il tuo nome. Questa è una poesia che mi piace molto, a me piace la poesia minimale. Qua ho indovinato come video, ho indovinato la musica per esempio, è molto indovinata, e forse anche le immagini. La poetessa è molto brava, chiaramente io faccio conoscere le cose attraverso la mia sensibilità, magari ce ne erano tante altre che lei avrebbe amato di più di queste, ma a me piace tantissimo. Qua c'è un mio amico romano, Enzo Agostini, lo stesso un poeta che mi piace tantissimo. Qua mi sono divertito a fare le nuvole che respiro. Le nuvole che camminano. Rinascerò su questa polvere, portando con me la melodia di un tempo, su passi, fuori dal mondo. Respirerò il profumo della cenere che il vento porta con sé, porgendo una mano, rubandogli la malinconia, ascolterò il suono della luce e con un sorriso guarderò l'ultimo raggio di sole che bacia le mie viscere. Cercherò l'ultimo addio tra gli occhi di felicità, portando il mio sospiro sulle labbra, abbandonando senza respiro l'anima mia al suo volere. Ecco, Enzo, questo è una carissima persona, proprio, è un poeta stupendo. Poi c'è Alessio Carlini, che faccio sentire solo un pezzo di questa perché dura 4 minuti e proprio, quindi è molto ma molto lunga, e la faccio sentire un minuto. Alessio Carlini è qua vicino dalle parti di Ravenna, mi pare Trevisacce si chiama il paese, quindi credo sia qua vicino, ed è un bravissimo poeta, molto conosciuto, anche lui è una persona che ha vinto, quasi tutti questi hanno vinto un sacco di premi, gli avevano mandato i curriculum, oggi ho scritto, guardate che non posso leggere perché se leggiamo i curriculum non vediamo più i video. Però si sente, insomma, quando si sentono e si vedono le poesie, uno capisce che uno è bravo. Qua l'ho inquadrata con Frank Sinatra. Alessio Carlini. L'inferno, il clown ed il destino. Io so benissimo come è fatto l'inferno, a tratti mi cammina dentro ogni giorno, è l'essenza delle mie luci, ma costretto, e ancora mi costringe ai viaggi più scomodi. Ora posso continuare a camminare e a fumare, posso fermarmi al primo bar, colmo d'occhi sconosciuti, ed imbrogliare tutto d'un fiato il veleno.
e posso piangere e posso ridere. Ogni volta che mi ritrovo seduto sopra le montagne del mio passato. Ecco, adesso la stoppo perché è molto, come sentite, è una gran poesia questa, ed è un gran poeta. Poi io chiaramente amo molto la drammaticità, perché in genere sì, perciò mi piace molto. Adesso ve ne faccio sentire un'altra della Slavova per farvi vedere il video. Questo è uno dei video miei più riusciti, al di là della bellezza della poesia che la sentirete, ma proprio voglio farvi vedere il video. Eh sì, è un film di quelli di Aquileo, di quelli che danzano sullo schermo, nel silenzio che ti osserva e tu cerchi le parole tra i ricordi sbiaditi. Ecco, la carezza del vecchio sul volto della bambina aveva un tempo la voce e quel seno che dalla vita alla creatura vertiginosa aveva il pianto della nascita radiosa. Eppure non tornano le parole e non senti dentro di te i suoni del canto per addormentare il nascituro. Eppure era una vita la tua. Forse è tutto nascosto in una lacrima che ora scende, urlo assordante dell'anima. Io la trovo, la poesia è stupenda. Io è il video mi piace da morire. Cioè, il video mi piace. Cioè, io quello che trovo veramente stupefacente è come una persona dopo 10 anni che è in Italia, non 30, 40 anni, riesca a scrivere in questa maniera. Cioè, è tipico, comunque ho visto delle persone dell'est di imparare molto molto presto le lingue, forse noi siamo impediti da questo punto di vista. Io poi faccio schifo, quindi sì, mi arrangio, ma parlo, penso, per gli stranieri devo essere una roba da morire da ridere quando parlo, perché ho anche la sfacciataggine di parlare. Va bene, allora. Ah, ecco un'altra, molto corta questa, di Martino si chiama, un'altra signora che mi piace moltissimo, scrive poesia, come piace a me, minimalista, mi piacciono molto queste cose minimaliste fatte di molto, molto poco. Ho visto gocce profumate di zagare, lacrime dei pescatori d'emozioni che dal fondo dei loro occhi raccolsero l'azzurro del mare per donarlo al cielo in un giorno di pioggia. Bella, bello tutto. Eh sì, io le vivo in maniera tale che poi ci faccio pure la mia poesiola, insomma, diciamo, col video, nella sostanza. Eh beh, anche non ho fatto vedere l'ultimo della Luisa. Della Lucia, scusa. L'ultimo della Lucia che mi piace tantissimo, avrei forse dovuto farlo vedere, che sarebbe stato giusto. E però non ci ha dato quella soddisfazione che mi aspettavo, cioè io mi aspettavo che proprio, perché è bellissimo, e la poesia è bellissima, e il video, ti invito ad andarlo a vedere, Lucia Guidorizzi, è bellissimo. Io pensavo che avremmo avuto una, invece la prima sera c'è stata, e quindi è andato tutto la prima sera, secondo me. E che poi ma adesso la Lucia, sì, ma la voce, cosa no, ma anche la scelta dell'immagine io l'ho apprezzata molto, sì, perché questa cosa l'abbiamo inquadrata a Venezia, no? Sì, molto... questo sì. Ma poi la poesia è molto bella, è stupenda, poesia profonda.
Ecco qua, qua c'è Maria Grazia Genovese, un'altra signora siciliana. I siciliani scrivono in maniera stupenda. Anche lei scrive poesia minimalista come piace a me. Sentirete, sono quattro parole, però io ho avuto molto piacere di fare questa poesia. Maria Grazia Genovese, splendore, riposo sull'argine, delicata corrente, brillio di ciottoli, tutto risplende. E qua è chiuso. Ma anche la foto, l'immagine è bellissima. Bellissima l'immagine. L'abbinamento. Vero? Molto, bello, bello. Certo, sì. Maria Grazia Genovese. Sta tornando in loop. È un quadro. Sì, anche a me era quello interessante. Ecco qua c'è un altro mio amico romano, Francesco Arena, però faremo sentire un minuto perché purtroppo è molto lunga. Ed è bellissima, non so se l'ho soddisfatto, perché lui è una cosa per lui molto... Però io la tristezza e le cose due a volte le sento così. L'uccello dalle ali spezzate. L'uccello non può più volare. No, non si sente. Si basta. Niente, ve la ascolterete in YouTube questa, purtroppo. Sì, si può leggere. Allora è Francesco Arena, per chi vuol sentirla in YouTube. È molto bella. Io qua... non so se a Francesco sia piaciuto tanto come gliel'ho fatta, perché lui mi ha detto che gli è nata da veramente un dolore grande. E io invece l'ho vista sempre nel dolore, però in quella maniera di descrivere il dolore che io ho a volte, che magari può far sembrare che non sia... Cioè io lo sento così, io l'ho sentita molto così. Forse, non so, comunque è molto bella. Adesso c'è Regina Resta, questa signora è una signora pugliese che ha un blog dove mette a sua volta tantissime delle poesie che faccio, allora me le manda e sono già nel suo blog che viene visto molto ed è anche poetessa. Sentiamo. Regina Resta. Sì. Con passi di cristallo continuo a seguire il mio vento in silenzio, assaporando una ferita di infinito con l'abito fresco dell'amore. Ho bisogno di poesia, della magia, sì, delle parole, che solletica ricordi di immagini. Diversi allora dipingo un sorriso, un tappeto di speranza tra parole spalmate di miele, di essenze incantevoli, di emozioni. Un riverbero scorgo, un sussulto nel raggio di sole che filtra e percepisce i flutti di eternità insieme a te. L'amore è passione, ossessione. Qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera e ascolti l'anima più che le parole. Le ho fatte ascoltare tutte perché è particolarmente bella e anche il video mi ha dato grandissima soddisfazione. Adesso purtroppo è quasi arrivata l'ora
Però volevo farvi un ultimo video, vediamo se c'è. È dei miei, ma non è da, è una mia poesia, ma non è tanto che voglia giocare in casa, è tanto da farvi vedere i video adesso, il video di per sé stesso, come, a che punti è arrivato. Vediamo se c'è, se no. Noi già. No, guarda, no. Vediamo. Moisani, una parola, un gesto, danze di fine stagione, aspettando l'alba. Ecco, per esempio, aspettando l'alba, con questo finisco, dico, è una poesia mia, è una delle ultime che ho fatto, non la faccio vedere tanto quanto la mia poesia, ma tanto quanto video, d'altronde le mie poesie sono video poesie. Perciò notte e poi il tuo ricordo mi dilania, i giorni felici e le nostalgie si fondono e non c'è più nitidezza di immagine, il male e il bene, il nulla ed il pieno, tutto si confonde nell'unico sogno possibile, aspettando l'alba. Ed ecco che io con questo finisco questa cosa. Spero di non avervi tediato, io li amo questi video, io spesso, e spero che qualche comune, che qualche assessore, che abbia voglia di spendere.